Mauro Fusaro, Mauro Testore, oggi è una giornata di festa dopo quella contro Savona. Chi parte le due? Eh sì, una giornata di festa che corona lo sforzo che abbiamo fatto in questi anni. E direi che ce lo meritiamo tutti, dai ragazzi alla presidenza, a tutta la società, perché abbiamo lavorato molto bene. E nonostante in questi due anni la pandemia abbia portato problemi, comunque abbiamo tenuto duro tutti e niente, questa è la conclusione, direi la migliore. Direttori top! Direi la cosa migliore in assoluto. Grazie a tutti. Una vittoria oggi un pochino col brivido, la Samp oggi è scesa a 45 minuti in campo. Sicuramente sofferto, siamo entrati un po' contratti su quelle partite che uno sulla carta pensa di portarle a casa facile, poi in realtà le partite vanno giocate sempre. Però dai, come diceva Mauro, è il coronamento di un lavoro che parte da lontano, è iniziato due anni fa con questo gruppo, con una parte di questo gruppo qua. E io faccio complimenti a questi ragazzi che hanno fatto qualcosa veramente di strepitoso. Fai schifo! Quindi siamo veramente stracontenti. Vi chiedo a tutti e due se quest'estate, una volta composto il girone assieme al Savona, vi aspettavate questo epilogo. Ma guarda, noi eravamo consapevoli di aver costruito sicuramente un organico importante per potersi giocare il campionato. È chiaro che il Savona sulla carta era tra virgolette fuori categoria, però poi sul campo abbiamo dimostrato e ci siamo meritati ampiamente di vincere questo campionato. Io volevo aggiungere una cosa che solito non si fa, cioè non si fa, magari non ci si ricorda, però io grazie di cuore a tutti i giovani che compongono la rosa della Sampierdarenese, perché hanno dato tantissimo, grazie anche ai vecchi perché si sono amalgamati molto bene. Però giovani di grandi valori. Meno uno. Ora ci attende sto cuore. Grazie, complimenti. Grazie.